Taranto USB, assemblea dei lavoratori in AS. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB. Tante le tematiche affrontate, ne cito alcune: emendamento presentato dal senatore Turco, pacchetto presentato da USB in favore dei lavoratori in AS, discussione su amianto, lavoro usurante, TFR, INPS. Insomma, tanta carne a cuocere. Purtroppo le istituzioni sembrano quasi marginalizzare i lavoratori ILVA in AS, quasi fossero, come dire, ghettizzati, l'anello debole della catena. Sono lavoratori che stanno vivendo purtroppo da un anno, siamo lavoratori perché io faccio parte di quel gruppo, stiamo vivendo da oltre un anno questa condizione. Stiamo tentando noi come USB in tutte le maniere di avere dei risvolti positivi rispetto ad alcune tematiche che secondo noi possono aiutare non solo i dipendenti di VNAS ma anche e soprattutto la comunità. Su questo, come dire, verte la proposta di emendamento che abbiamo fatto a Turco sui lavori di pubblica utilità, che è un pezzetto del ragionamento che abbiamo fatto stamattina. Abbiamo ribadito di aver inviato tutto a Turco, ma tra l'altro, come dire, la vera novità sta nel fatto che all'indomani dell'incontro in prefettura avvenuto con Turco una quindicina di giorni fa, con Turco sottosegretario, nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dal ragionamento è nata l'idea, come dire, di presentare un pacchetto all'interno della legge di bilancio sui lavoratori in VNAS. Quindi noi abbiamo fatto l'assemblea, abbiamo discusso con i lavoratori su una serie di misure che potrebbero rappresentare, come dire, un beneficio per i lavoratori. Abbiamo parlato della questione amianto, del lavoro usurante, che questi due argomenti, come dire, nella discussione con Turco hanno avuto tantissimo spazio. Ora ci doveva essere il seguito, ovviamente. Sì, il seguito per non una richiesta così, no, fatta perché uno dice stanno chiedendo l'amianto, no, non è questo. Io l'ho detto a chiare lettere a Turco: in una fabbrica come quella di Ilva di Taranto lavorare 40 anni di seguito è un'impresa, secondo me è impossibile, cioè non ci sono le condizioni per poter operare per tanti anni là dentro. Purtroppo, come dire, è una fabbrica ad alto impatto ambientale, le persone purtroppo, come è noto, a contatto con quegli agenti rischiano di contrarre malattie, appunto, a livello di apparato respiratorio soprattutto. Quindi, abbiamo detto a Turco, facciamo un ragionamento di buon senso, cioè un ragionamento vero, e classifichiamo la siderurgia, come dire, così come va classificata, cioè come un pezzo di lavoro in Italia che deve essere trattato non in maniera differente, ma deve avere il giusto riconoscimento che secondo noi non ha avuto. Io l'ho detto così: c'è differenza fra chi lavora 42 anni all'ILVA e chi magari lavora per 42 anni, come dire, in altri scenari. E questa differenza la dobbiamo, come dire, in un certo qual modo far pesare a livello politico. Una giusta compensazione. Una giusta compensazione, perché, lo ribadisco, è la storia che dice che lavorare 40 anni lì dentro, come dire, è utopico. Disegna. Molte volte anche irreversibilmente. Purtroppo sì. Quindi sulla scorta di questo partiranno una serie di proposte a Turco da presentare in questo famoso pacchetto apposito che lui comporrà per i lavoratori di VNAS, ma più in generale, come dire, per i lavoratori di quello stabilimento. Oggi sono gli VNAS, domani potrebbero diventare lavoratori ArcelorMittal, visto, come dire, i venti di bufera che tirano sullo stabilimento, e per l'appalto ILVA, che non ci dimentichiamo poi è la parte più debole di tutto il sistema produttivo di quella fabbrica. Poi sono nate proposte sull'anticipazione di FR, vabbè, io non anticipo nulla perché nelle prossime giornate, come dire, metteremo tutto pubblicamente sul sito, quindi daremo informazioni ai mezzi, ai giornali, alle televisioni, metteremo a nudo, come dire, le proposte fatte dai dipendenti dell'ILVA, sperando, come dire, che ci sia da parte della politica veramente una presa di coscienza su quello che rischia, se non altrimenti, di diventare, come dire, un capitolo nero della storia del lavoro a Taranto.